Riesco a fare l'intro. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video su Scarburati dopo tanto tempo. Non mi ricordo quando è stato l'ultimo video che abbiamo fatto, ma sicuramente tanto tempo fa. Ora, oggi finalmente torniamo a Palazzolo. È tanto che non ci vado, è tanto che non faccio motovlog, però siccome mi piace fare entrambe le cose, ho la voce ancora impastata dal sonno, porca troia. Allora, voglio precisare che sono in ritardo, quindi sicuramente non una novità, però vabbè. Allora, dobbiamo andare a Palazzolo. Il punto d'incontro è Monte Rosso, ci incontreremo con Peppe e Gabriele, famoso Gabriele Biazzo di Vittoria, sì, quello che fa motovlog, insomma. Sempre se viene, perché mi ha detto sì, tranquillo, fra, vengo sicuro. Però io non ci credo più tanto, perché dopo un po' mi fa tipo, ma torniamo prima delle due, vero? E io, certo Gabriele, certo che no. Tanto in giaco, azione. Un po'. Ma Gabriele, tu sapevi se veniva oppure no? Ha detto che veniva. Ok, ufficiale, Gabriele Biazzo non viene. Purtroppo non voglio andare veloce, ma non è più che altro il fatto delle curve, perché le curve ancora le faccio uguali. È il fatto del motore, voglio evitare di sforzarlo, no? Infatti se avete notato cammino molto sotto coppia. Sì, qua il paesaggio inizia a essere un po' spettacolare, ma la parte più bella è arrivato verso le curve di Monte Rosso. Peccato che c'è solo su asfalto fatto bene, perché non potevate farlo tutto ormai, dico io. Evitiamo di andare a finire dritti. Oh cazzo. Questo è il paesaggio di cui vi parlavo. Ricevuto. Guardate che cazzo di paesaggio. Poi c'è l'Etna dietro, è proprio fantastico. Ora qua proprio l'asfalto fa schifo. È proprio liscio come le mie gomme. No, è vero, le gomme non sono lisce. Bella, fra. Come se io mi ricordassi come si facevano ste cazzo di curve. Sono orrende, porca troia, sono più brutte di me. Momento depressione, eh? Eh sì, ogni tanto capita. Me lo faccio con la gamba a terra perché mi scanto di cadere. Poi c'è la curva e trovi il fosso. Questa è liscissima, poi. Qua sono caduto una volta, vediamo di cadere anche oggi. Comunque in tutto questo io sono tipo al limite. Peppe non è manco al 20% delle sue potenzialità. Però ora inizia l'asfalto bello. Come se mi ricordassi. Come cazzo. Lo sapevo. Però non ero sicuro, mi avrebbe superato. Un po' per la moto che è in vendita, un po' per me che non ho manco la tuta. Mi spavento, devo essere onesto. Oggi voglio cercare di farmela tranquillo, senza esagerare troppo almeno. E per Monte Rosso, vero? Madonna, come era partita il culo o cosa? Non riesco più a fare le curve decentemente. Poi l'asfalto non è che sia pulitissimo. No cazzo, dobbiamo prendere da qua. Io odio questa strada, non riesco a farla. Sarà proprio una passeggiata. Peppe se n'è andato. Però che... sono un vermone, porca troia. Cioè che strada di merda, picciotti. Cioè, ormai potevo fermarmi e farlo a piedi, vediamo. Fra, salutami, fra. Bella. Oh, Valerio! Ciao. Ora che figata, ragazzi. Il problema è che calano anche forte. Questa curva Peppe una volta è andato lungo, me lo ricordo. Perché Peppe si è fermato? Che è? Vai. 20 km abbiamo fatto finora, un cazzo. A sinistra. Mamma mia, che spettacolo, raga. Guarda, allora, fa un po' di freddo. Mi sta entrando ovunque. Non siete un cazzo? Catroia, aia. Stupidi fossi, mi fate sembrare un mostro. Cioè, se vado dritto, dove cazzo vado a finire? Nelle frasche. Andiamo? Diamo il via alle danze.
là di qua. Ah, una volta ho preso controsenso. Non ti capisci, cioè, non te ne accorgi all'ultimo che c'è il divieto. Aia, aia. Stupidi fossi, mamma mia. Ok, fra. Peppe mi provoca. Cazzo, non mi ricordo dove minchia finisce, eh. E neanche posso seguire a Peppe perché lui non so perché tiene la strada più di me. Presa male. Mamma mia Peppe, ma che cazzo sei? Sì, ormai ti puoi fermare proprio. Cazzo, ma è bagnato, non si capisce. Qua una volta ho avuto un brutto incontro. Abbiamo avuto. No. Peppe è cattivissimo, porca troia, mi fa un'ansia pazzesca. Quanti ricordi questa curva? Davvero tanti. Eccolo lì. Ti dirò, non lo fate neanche così male. Cioè ragazzi, farsi questa strada con un 125, non dico che è sprecato, ma quasi. Cioè mi sono accorto che sto sproloquendo da mezz'ora. Vediamo se questo mi saluta. Oh, mi ha salutato, non ci credo. Un minuto dopo, no, 10 minuti dopo, che Peppe aspetta, arrivo io. Al bar. No. Facciamo i motociclisti da bar per oggi. Che cazzo stai facendo, fra? Che fate, privi? No. Thank you.